Ai microfoni di Astroradio, il comandante della Cavour, De Caloris Aurelio, un buongiorno, ben ritrovato. Oggi una grande festa a bordo, siamo a Lugiano, nei cantieri della Fincantieri. Buongiorno, sì, siamo orgogliosi di aver ospitato questo evento celebrativo di due illustri figure di nostri connazionali che hanno dato tanto lustro al mondo industriale, ma anche alla realtà delle forze armate. Otto Melara, che è un'azienda storicamente basata qui alla Spezia, tutt'oggi è un leader mondiale nella realizzazione di impianti, di sistemi che sono a bordo delle nostre navi, che noi impieghiamo con successo. Quindi l'evento di oggi per noi è davvero motivo di grande orgoglio. La grande Italia, la modernità e anche la tecnologia. Lo dimostra questa stessa nave, dove grazie proprio all'automazione, che è frutto della tecnologia, noi possiamo impiegare il mezzo con un equipaggio significativamente ridotto rispetto al passato. Siamo 545 a bordo, si pensi che navi di minori dimensioni, però non così nuove, hanno equipaggi quasi doppi. Quindi questo ci consente anche di ridurre i costi di esercizio, oltre che di avere una maggiore efficacia. Ecco, un messaggio ai giovani, che alla Spezia abbiamo l'Istituto Nautico, e quindi un messaggio naturalmente a quei ragazzi che hanno la voglia di vivere del mestiere del mare. Innanzitutto quello di studiare, perché la preparazione è un elemento fondamentale, studiare con impegno e poi seguire le proprie passioni. Io sono contento della scelta che ho fatto 28 anni fa di entrare in Marina, ho seguito una passione. Chiaramente, come potete immaginare, è una vita non facile quella del marinaio, ci sono tanti disagi nel mio caso, io sono imbarcato, la mia famiglia non è qui alla Spezia, però l'energia che si genera in una persona quando fa un lavoro con soddisfazione è tale da poter superare le difficoltà e quindi conseguire risultati, a mio avviso, non soltanto in campo professionale, ma anche dal punto di vista familiare. Quindi mi riferisco al tempo che uno può trascorrere con i propri figli. Io ho un bambino di 4 anni e in questo momento, come comandante di nave, io lo vedo, quando va bene, una volta alla settimana. Però la soddisfazione del lavoro che faccio riesco anche a trasferirla nel rapporto con mio figlio e quindi non risento e credo che non lo faccia anche lui, della distanza. E allora di nuovo la passione, le passioni si alimentano, tra l'altro l'entusiasmo a mio avviso è contagioso, per cui chi ne ha non solo deve alimentarlo, ma deve cercare di trasferirlo agli altri. Un messaggio invece all'Italia, al tricolore? Il tricolore è il nostro denominatore comune. E il mio messaggio è che noi dobbiamo essere convinti delle nostre capacità, perché l'Italia nella storia ha costituito un riferimento per il mondo e lo è tutt'oggi. Per cui bisogna avere consapevolezza delle proprie capacità e dalla convinzione passare all'azione, come d'altra parte l'Italia ha sempre fatto, e in questo evitare quegli atteggiamenti esterofili che possano portarci a guardare eccessivamente a modelli utilizzati dagli altri. Naturalmente bisogna guardare all'esterno, bisogna trarre fonti di ispirazioni, però bisogna essere consapevoli del fatto che esiste uno stile, esiste un modo di essere, che è quello dell'italiano, e che quindi questo va perseguito in tutti gli aspetti positivi che noi abbiamo in termini di innovatività e soprattutto di un altro elemento che io riscontro anche a bordo di questa nave e che riscontro nel confronto con altre marine, cioè lo spirito di sacrificio. Gli italiani sono quelli che sono capaci di rimboccarsi davvero le maniche e di mettercela tutta per il conseguimento degli obiettivi. E l'evento di oggi ne è una testimonianza, perché i due personaggi, Gustavo Stefanini e Sergio Ricci, in diversi momenti alla guida dell'Otto Melara, erano uomini guidati da questi ideali. Ai nostri microfoni l'avvocato Piergino Scardigli, oggi ragazzi del 76, sulla Cavour. Quale emozione e il suo pensiero per questa manifestazione? Beh, è una forte emozione per chi ha conosciuto l'ingegnere Stefanini e lo ricorda come un grande dirigente, una persona di umanità straordinaria e anche di altissima competenza, che ha lasciato
un segno importantissimo sulla nostra città, sia come Otomelara sia come termomeccanica, quindi una persona che ha scritto parte della storia industriale della Spezia dei primi 50 anni del Novecento e anche successivamente. Ecco, la notizia, diciamo, di questi giorni: Fincantieri può entrare dentro l'arsenale militare per eseguire lavori, nel suo pensiero? Sì, naturalmente siamo tutti d'accordo, siamo convinti che i bacini dell'arsenale possano servire anche altre industrie e che la Spezia possa tornare ad essere, attraverso il suo arsenale, un punto di riferimento fondamentale nella cantieristica, come del resto è stato negli ultimi anni, ma enfatizzando ancora di più questa vocazione che poi è la ragione stessa del suo nascere.